faccia prende forza, so che tu sei con me. Dal mio cuore nasce un grido che innalza solo.
Dio dà il suo meglio, la sua parte migliore dà, le cose migliori, le cose migliori dà. Senza mai rivelare la sua sofferenza, Dio sopporta, attende in silenzio. Non è freddo o insensibile, non è un segno di debolezza. La sua essenza e il suo amore sono sempre altruisti. Dio dà il suo meglio, la sua parte migliore dà, le cose migliori dà. Per l'umanità, egli soffre in silenzio egli dà, il suo meglio dà. Senza mai rivelare la sua sofferenza, Dio sopporta, attende in silenzio. Questa è l'espressione della sua indole ed essenza, di chi davvero è il creatore di ogni cosa. Dio dà il suo meglio, la sua parte migliore dà, le cose migliori dà. Per l'umanità, egli soffre in silenzio egli dà, il suo meglio dà. Il suo meglio dà. Dio dà il suo meglio, la sua parte migliore dà, le cose migliori dà. Per l'umanità, egli soffre in silenzio egli dà, in silenzio egli dà, il suo meglio dà. Meglio dà.
sei la mia luce, la guida davanti a me. Quando sono afflitto, quando sono debole, tu sei la mia forza, tu sei la gioia dentro me, gioia dentro me. Ti prendi cura di me, solo tu.
guarisce il cuore rotto. Con te non ho paura mai. Una strada nel deserto, tu aprirai per me, tu la farai per me. Solo tu mi sai capire, mio Gesù, ti prendi cura di me. Solo tu sei il mio pastore, mio Gesù, con te sono al sicuro. Sono al sicuro, con te sono al sicuro.
cura di quanto accade. Le persone curano i propri interessi, cercano sempre scuse per servirli e fanno attenzione alla propria carne. Non possiedono la minima verità e agiscono per giustificare la propria carne. Pensano alle loro prospettive, pretendono la grazia di Dio, pregando, condividendo e predicando, in quanto perseguono, pensano e desiderano, fanno richieste a Dio e hanno pretese, è per via della natura umana. Perché l'uomo fa tante richieste a Dio, è la prova che ha avido per natura e non ha alcun criterio davanti a Dio. No, non alcun criterio davanti a Dio. Che le persone facciano tante richieste a Dio prova che non hanno il dovuto criterio. Tutti fanno richieste per i propri interessi o cercano scuse per la stessa ragione. Ciò che fanno non ha criterio, cosa che ben prova la logica satanica per la quale ognuno è solo e si deve arrangiare da sé. Cosa provano le richieste dell'uomo? Provano quanto Satana lo ha reso corrotto e per questo l'uomo nella sua fede in Dio non tratta affatto Dio come Dio. Perché l'uomo fa tante richieste a Dio è la prova che ha avido per natura e non ha alcun criterio davanti a Dio. No, non alcun criterio davanti a Dio. Esteriormente tu segui Dio, ma nel tuo atteggiamento verso di Lui, in molte questioni e nei tuoi modi di vedere, non lo tratti come il creatore. Perché l'uomo fa tante richieste a Dio è la prova che ha avido per natura e non ha alcun criterio davanti a Dio. No, non alcun criterio davanti a Dio, davanti a si incentra su ciò che
dagli i tuoi propositi. Abbandonerai, solo allora avrai.
vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola il regno di Dio si sta espandendo nell'umanità, si sta formando tra l'umanità, si sta innalzando tra l'umanità. Non c'è alcuna forza che distruggere il regno di Dio. Gente del regno di oggi, chi di voi non appartiene alla razza umana o sta fuori dall'umana condizione? Quando il nuovo punto di partenza di Dio sarà annunciato alla moltitudine, essa come reagirà? Tu hai visto coi tuoi occhi lo stato dell'umanità, nutri ancora speranze di vita eterna in questo mondo. Sta camminando
al suo popolo e li vive tra il suo popolo. Benedetti quelli che nutrono amore genuino verso Dio. Di sicuro staranno nel suo regno, benedetti coloro che conoscono Dio, di sicuro avranno potere nel suo regno, benedetti coloro che cercano Dio, di sicuro sfuggiranno dalle grinfie di Satana e Dio li benedirà. Beati coloro che rinunciano a loro stessi, di sicuro saranno conquistati da Dio e erediteranno la ricompensa nel regno di Dio. Dio celebrerà coloro che si spendono per il suo amore. Dio con gioia abbraccerà quelli che pagano per il suo amore. A quelli che fanno offerte a Lui, Dio benedirà quelli che trovano piacere nelle sue parole. Di sicuro saranno i pilastri che reggono il tetto nel suo regno, nella sua casa avranno ricompense senza pari. Hai mai accettato benedizioni che hai ricevuto? Hai mai perseguito le promesse fatte da Dio con la guida della sua luce? Romperai i vincoli delle forze dell'oscurità. Sicuro nell'oscurità non perderai la luce che ti guida, sarai il maestro di tutto il creato, sarai vincitore di fronte a Satana, di sicuro starai in piedi tra una miriade di gente a testimoniare la sua vittoria alla caduta del gran dragone rosso. Di sicuro sarai forte e fermo nella terra di Sinim, erediterai le benedizioni di Dio per le sofferenze sopportate, e illuminerai tutto nell'universo con la sua gloria. Dio celebrerà coloro che si spendono per il suo amore. Dio con gioia abbraccerà quelli che pagano per il suo amore. Ora Dio sta camminando in mezzo al suo popolo e
quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella
Pregare è un modo in cui l'uomo coopera con Dio per invocarlo e da lui esser toccato. Più preghi, più sarai toccato, illuminato e deciso. La gente presto perfetta può divenire. Più preghi, più sarai toccato, illuminato e deciso. La gente presto perfetta può divenire. Quelli che mai pregano sono morti senza spirito. Non possono essere toccati né seguire l'opera. Rinunciano a normale vita spirituale, hanno rotto i legami con Dio, non li approverà. Rinunciano alla normale vita spirituale, hanno rotto i legami con Dio, non li approverà. Gente presto perfetta può divenire. Più preghi, più sarai toccato, illuminato e deciso. La gente presto perfetta può divenire. Bathing on the roof, her beauty
overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. She drew the hallelujah.
come potrei stare lontano da te? Sei tutto ciò di cui ho bisogno, come vorrei vederti adesso davanti a me. Porta il cielo in questa stanza. Perché c'è di più, il mio cuore grida, ho fame di te, fammi vedere la tua gloria. Ciò di cui ho bisogno, come vorrei vederti adesso davanti a me. Porta il cielo in questa stanza.
che in me non so pregare, ma sospiri ineffabili arrivano a te. Questo è tutto ciò che so, tutto ciò che riesco a dire è che ho bisogno di te. Vieni con potenza e tocca il cuore mio, io ho bisogno di te in questo istante, Signore. Sciogli ogni legame e correrò da te, fammi sentire la tua presenza in me. Thank you.
Gesù, oh Gesù, per sempre. Yeah.
hai schiacciato il male sotto i piedi tuoi, hai strappato ogni condanna contro me, hai scolpito nel tuo cuore il nome mio. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Osanna, 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 re dei re. Osanna, 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 re dei re. Osanna, Osanna, re dei re. Insieme agli angeli cantiamo stay.